Fin dagli albori della civiltà, il potere ha tentato segretamente di modificare la storia per i propri fini. Simili a burattinai, alcuni individui celati nell'ombra possono ancora reggere le fila del destino di miliardi di persone. Chi parla di complotti e congiure di solito viene deriso perché spesso la verità è talmente ovvia che passa inosservata. Sono fantasie paranoiche inventate per soddisfare l'appetito di lettori di libri economici e maniaci di internet? Oppure tutti viviamo davvero all'interno di un piano perfettamente architettato da altri? Guerre, rivoluzioni, movimenti sociali, attacchi terroristici. A tutto viene data una spiegazione ufficiale, ma forse niente è ciò che sembra essere. Un rapido sguardo sulla storia della massoneria porta alla luce alcune caratteristiche inquietanti. La sua segretezza impenetrabile, la severità delle pene per i fratelli che infrangono i giuramenti, il fatto che l'opinione pubblica ignori la sua portata, la sua influenza e i suoi veri scopi, e, cosa ancor più sconvolgente, la sua esplicita partecipazione a molti eventi chiave che hanno cambiato il corso della storia negli ultimi secoli. Per essere accettato nella fratellanza, è necessario che il massone creda in un essere supremo unico, non importa quale. Per adattarsi alle differenti fedi e in linea con le loro origini di costruttori, i massoni chiamano questo essere Gau o Gadu, grande architetto dell'universo. Il suo simbolo, l'occhio che vede tutto, si ispira chiaramente all'occhio egiziano di Horus. Il manoscritto regio esposto al British Museum è un poema anonimo il cui soggetto sono i doveri di un massone ed è datato intorno al 1390. È il più antico documento massonico scritto in forma poetica. Elenca 15 regole, ad esempio: sii onesto e di sempre il vero, non rubare o proteggere ladri o assassini, sii saggio e forte, abile in qualsiasi lavoro, non parlare male del lavoro degli altri maestri, insegna agli apprendisti che la loro arte è sempre degna, non nascondere né la falsità né altri peccati. Il termine liberi e accettati muratori nasce quando gli antichi massoni operativi si trasformano in una vasta società segreta, in un periodo che va dalla fine del Medioevo al Rinascimento. Liberi si riferisce al fatto che non possono iscriversi servi o schiavi, e accettati implica che i membri vengono accolti anche se non sono dei costruttori. Innanzitutto il profano viene condotto nella camera di riflessione, una stanza dipinta di nero, con uno scrittoio, uno sgabello e una candela. Sopra il tavolo c'è una brocca d'acqua, del pane e due coppe, una riempita di zolfo e l'altra di sale. Alle pareti ci sono dei simboli, il falcetto, la clessidra, il gallo e le lettere V-I-T-R-I-O-L, che sono l'acronimo della frase alchemica latina visita interiora terre rectificando invenies occultum lapidem. Visita l'interno della terra e rettificando troverai la pietra nascosta. L'invito a una ricerca nelle profondità dell'animo umano, in silenzio e meditazione. Il profano risponde alle domande: cosa deve l'uomo a Dio? Cosa deve l'uomo a se stesso? Cosa deve l'uomo agli altri? È detta il proprio testamento. Il candidato bendato viene privato di ogni sostanza metallica. Poiché il metallo rappresenta la civiltà e rimane in piedi, né nudo, né vestito. Inoltre la sua gamba destra è scoperta, in segno di umiltà. Gli viene tolta la scarpa sinistra, sempre in segno di sottomissione. E gli viene messo intorno al collo un cappio, a simboleggiare ciò che lega il profano al mondo.
Dopo aver superato le prove, la benda è tolta ed egli riceve la luce. Alla fine deve giurare al grande architetto dell'universo sul libro delle costituzioni. Vengono usati anche una Bibbia con sopra una squadra e un compasso, perché i massoni non negano l'esistenza di Dio. Rifiutano soltanto le istituzioni ecclesiastiche. Il giuramento viene scritto su un foglio, che poi viene bruciato. Una volta ricevuta la luce, il candidato viene iniziato e i fratelli gli puntano le loro spade per investirlo di energie positive. In alcuni riti, l'iniziato riceve anche una spada per difendere simbolicamente se stesso, proteggere la loggia, attaccare i suoi nemici e, cosa abbastanza curiosa, per vendicare l'uccisione dell'ultimo grande maestro dei Cavalieri Templari, Jacques de Molay. Il giuramento del decimo grado del rito scozzese è solo uno dei tanti esempi della crudeltà con cui i massoni condannano i traditori. Termina così: se venissi meno al mio impegno, acconsento che il mio corpo sia squarciato perpendicolarmente e sia esposto per 8 ore all'aperto, affinché le mosche velenose possano mangiare le mie viscere. La mia testa sia tagliata e messa sul picco più alto del mondo. Anch'io sarò sempre pronto a infliggere la stessa punizione a quelli che riveleranno questo grado e romperanno il nostro patto. Un giuramento così non si infrangeva a cuor leggero. La massoneria è un'organizzazione internazionale. È suddivisa in un gran numero di logge o capitoli indipendenti, senza l'autorità di un governo centrale. Nella gerarchia della massoneria ci sono 3 livelli o gradi crescenti: apprendista, compagno d'arte e maestro massone. Una loggia che conferisce tutte e 3 i gradi viene chiamata Loggia Blu o Gran Loggia e costituisce le fondamenta della massoneria. Poi ci sono i riti di perfezionamento, come il rito di York e il rito scozzese. Per accedere a questo livello, il fratello deve aver prima raggiunto il 3° grado, ovvero quello di maestro massone. Il rito di York e quello scozzese hanno rispettivamente 10 e 33 gradi, con i loro relativi riti e simboli. Un altro ramo della massoneria è l'Ordine della Rosa Croce. Ha la stessa origine degli altri rami, ma include anche elementi mistici, alchemici e altri principi filosofici che lo rendono diverso dalla massoneria, almeno per come la conosciamo oggi. L'Ordine degli Illuminati viene fondato da un cittadino bavarese, Adam Weishaupt, nel 1776. Persona arrogante e senza dubbio megalomane, Weishaupt mira a distruggere ogni forma di governo. Vieta le religioni, abolisce la proprietà privata e crea un nuovo ordine mondiale sotto il suo unico comando. Riesce pian piano ad infiltrarsi nella massoneria e in tal modo diffonde la sua organizzazione in quasi tutta Europa. E secondo alcuni, anche in Nord America. Per arrestare l'infezione, molti re decidono di proscrivere totalmente la massoneria. L'Ordine degli Illuminati è bandito ufficialmente nel 1790, ma il suo coinvolgimento in eventi successivi è molto probabile e c'è chi pensa che sia operativo ancora oggi. Persone colte, nobili, borghesi, militari, la massoneria diventa prestigiosa e attrae liberi pensatori che si celano nell'ombra. Gli incontri sono organizzati attraverso segnali segreti. L'identità del maestro è nota solo a chi ha raggiunto un grado elevato. Il risultato delle loro azioni non lascia traccia nella storia, ma la loro presenza è senza dubbio reale. La loro influenza è molto forte in America. Si infiltrano nei circoli più elevati del potere civile e militare. I massoni hanno un ruolo fondamentale nella liberazione delle colonie americane, sia inglesi che spagnole. Gli Stati Uniti sono forse l'eredità più evidente della massoneria. I suoi simboli nazionali sono carichi di messaggi massonici.
il banchiere Nathan Meyer Rothschild, il compositore Wolfgang Amadeus Mozart e il poeta tedesco Goethe erano tutti massoni. In modo particolare, la Gran Bretagna ha prodotto numerosi massoni famosi. I re inglesi Giorgio V, Guglielmo IV, Edoardo VII e VIII e Giorgio VI. Uomini politici come George Canning, Cecil Rhodes e Winston Churchill. L'inventore della penicillina, Sir Alexander Fleming. Scrittori come Alexander Pope, Edward Gibbon, Sir Walter Scott, Sir Arthur Conan Doyle, Roger Kipling, oltre a dozzine di generali, ammiragli e ufficiali d'aviazione. Perfino l'attore Peter Sellers era un massone. Gli Stati Uniti non sono da meno. La maggior parte dei padri fondatori, giudici, membri del Congresso, senatori e generali sono massoni. Anche i presidenti americani Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Lyndon B. Johnson e Gerald Ford. Il direttore del programma nucleare americano, Vannevar Bush. Il direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, Henry Ford e addirittura Steve Wozniak, cofondatore della Apple Computers. Anche loro sono massoni. In Sud America figure come Simón Bolívar, San Martín e Benito Juárez sono massoni. E la lista potrebbe continuare all'infinito. La massoneria si è sempre caratterizzata per la sua abilità a cambiare forma, a mantenere un basso profilo e scomparire sottoterra al momento giusto. Questa strategia le ha permesso di ottenere nei secoli enormi vantaggi. Nuovi nomi, nuove modalità, nuovi membri. Potrebbe quindi aver messo in atto le stesse tattiche anche oggi.